Partiamo da Fonte e queste sono le lettere. CA, A finale, terzo elemento, a voi. Fonte, una cascata, è la fonte, una fonte ufficiale, l'origine fonte di qualcosa, una fonte battesimale, la cascata. La fonte, la fonte, la fonte, è una fonte da dove arrivano le notizie comunque. Esatto. Quindi, una fonte, una... Oppure è fonte di, quindi è cosa, fonte di, muriero di, no, origine di... No, come sostantivo invece, quindi fonte, origine. Fonte, origine. È collegato comunque all'acqua, quindi... Caduta? No, caduta, la caduta della... No, no, la cascata, caduta... Fonte, 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 una... Cos'è una qualcosa fonte? Di scritto, una fonte che eroga delle notizie. L'autorità, l'autorevolezza della fonte, l'autorità della fonte. Oppure una fonte, un'agenzia di stampa, per esempio, una fonte certa, una fonte sicura, affidabile, carismatica, no, una fonte, la carta, no, però camera, non può essere, no, qualche parte del motore, una fonte, però cioè, la fonte scritta, la carta. Quindi una fonte cartacea, una fonte. Anna Laura, compriamo il terzo elemento. Comprate il terzo elemento ed ecco il nostro terzo elemento. Bandiera. È bandiera di carta? No. No. Bandiera. Cos'è la bandiera? La bandiera, la bandiera, bandiera è un vessillo. Una, cioè la bandiera è il segno distintivo di una di qualcosa, nazione, per cui quindi... una fonte, la bandiera può essere pure di carta però. La bandiera no? Sì, però. Però cartacea, fonte, fonte cartacea. Bandiera cartacea. Una bandiera, una bandiera che simbolo... sventola. Oh, no. Simbolo. Una bandiera è simbolo di uno stato, di bandiera di una casata, no? Fonte cascata? No, no, la bandiera c'entra con cascata, no? Carto cartacea, però la bandiera cos'è? Anna Laura, mi date la parola? No, non volete. Calcistica. Calcistica, va bene, toglietevi le cuffie. Avete fatto tanti ragionamenti, so che mi ha detto calcistica. Avete parlato anche di origine a un certo punto, forse quella era la strada da seguire perché la parola di questa sera è... Era causa, essere fonte, essere causa di qualcosa, origine, battersi per una causa, per una bandiera. Grazie, ci vediamo domani con voi, anche con voi amici da casa, la parola va al TG1.